Potrebbe arrivare sul tavolo della giunta comunale già entro le prossime 24 ore la versione definitiva del piano di riordino scolastico della città di Barletta. Oggi pomeriggio è previsto un incontro tra il sindaco, l'assessore alle politiche per la scuola Antonio Di Vincenzo e i dirigenti scolastici per arrivare ad una soluzione che si prospetti la più equa ed efficiente possibile. La scorsa settimana avevano protestato i genitori degli alunni della scuola secondaria Rita Livi Montalcini, facente parte dell'istituto comprensivo Pietro Mennea, per l'ipotesi di accorpamento alla vicina scuola media Baldacchini. Le preoccupazioni riguardavano il possibile snaturamento dei percorsi formativi dei ragazzi, costretti a proseguire il loro impegno scolastico in ambienti diversi e sotto la guida di docenti differenti da quelli inizialmente prospettati. Timori che l'assessore Di Vincenzo cerca di ridimensionare, pur mantenendo ben in vista l'obiettivo di salvare tutte le 11 autonomie scolastiche coinvolte nel nuovo piano di riordino. Io lo voglio smentire categoricamente, non ci sarà nessun tentativo, nessun smembramento di classi, di alunni, di offerta didattica, qualche polemica, cambieranno i libri, assolutamente no. La proposta che è venuta fuori da un tavolo composto da 11 dirigenti più due, come ho detto prima, dirigenti in pensione, che vedeva praticamente una quasi unanimità. Solo un dirigente, ahimè, si è opposto, a cui chiedo ovviamente di fare uno sforzo per tenere tutta quanta insieme la comunità scolastica cittadina, perché io ritengo che perdere un presidio di legalità, un'autonomia scolastica, io ritengo che in questo momento sia una sconfitta per la nostra città e lo voglio spiegare, lo voglio argomentare e lo voglio dire ai telespettatori. Quando la Manzoni ha perso l'autonomia, una delle scuole più antiche di Barletta e anche prestigiosa, con un'offerta didattica di qualità, si è passati purtroppo da 700 alunni agli attuali 440 e quindi a dimostrazione che poi purtroppo nei genitori, nei cittadini si diffonde l'idea di un'eventuale chiusura che non ci sarà mai, lo voglio assolutamente assicurare. Allora ecco perché dimensioniamo sulla opportunità di tenere quante più autonomie scolastiche in numeri che possono garantire una continuità didattica e un'offerta formativa lunga nel tempo. Quello che è stato proposto sicuramente mira a questo, ma in queste ore stiamo provando a migliorare appunto la proposta proprio per tenere tutta quanta dentro la comunità scolastica cittadina. L'idea di accorpare la scuola secondaria Montalcini alla Baldacchini non è in realtà l'unica ipotesi che si sta vagliando in questo momento. Le difficoltà sono sul mantenimento dell'autonomia sulla Baldacchini, perché ha solo 606 alunni, la Manzoni ha già perso l'autonomia, la Denitis sta a 602, la Moro sicuramente non goda di tantissima salute in termini numerici, ovviamente, perché ha solo 635 iscritti, potrebbe già l'anno prossimo addirittura perderla o comunque rinviarla di un anno l'autonomia se non interveniamo con opportuni correttivi per favorire accorpamenti orizzontali, cosa che le linee generali emanate dalla regione lo prevedono, proprio per aiutare quella fascia scolastica che è in difficoltà.